Amiche e amici di Rossini TV, siamo a Rimini di fronte alla prestigiosa sede di Riviera Banca. In questi giorni si sta tenendo Techstars Startup Weekend, una manifestazione che stiamo seguendo da diversi anni. Quest'anno però c'è una novità: abbiamo deciso di comune accordo con gli organizzatori di venire proprio nei giorni in cui la manifestazione si tiene e non come facevamo negli anni precedenti solo durante la conferenza stampa, perché vogliamo veramente vedere i ragazzi all'opera. Andiamo a scoprire bene finalmente di cosa si tratta. Siamo con Gianluca Metalli, CEO e fondatore di Fattor Comune. E Fattor Comune ha ideato questa Techstars, questo Startup Weekend, e insieme nelle scorse edizioni abbiamo ragionato sull'opportunità di essere presenti qua anche quando l'evento succedeva. E l'evento succede in questi giorni. Gianluca, siamo contenti di essere qua, raccontaci come sta andando. Ma sta andando molto bene, però volevo fare prima un passo indietro, no? Su una parola, hai toccato la parola insieme, che è molto vicina al tema della collaborazione, no? Perché in realtà Fattor Comune sì, ha organizzato l'evento, ma è assolutamente insieme a Riviera Banca, a Uni Rimini, all'Alma Mater, l'Università di Bologna, il campus di Rimini, ma anche assieme a tanti, per esempio, mentor e professionisti che si mettono in gioco tutto il weekend, che sono competenze e esperienze a favore dei ragazzi per aiutarli. Quindi è proprio insieme che raggiungiamo questo beneficio comune alla fine, perché a guadagnarne non sono solo i ragazzi che da un'idea passano ad un progetto, lo lavorano, imparano a presentare in pubblico, ma tutti quanti ne guadagniamo, perché anche noi mentor, che siamo loro supporto, no? Senza giudicarli ma solamente aiutandoli nei vari strumenti, perché ognuno di noi ha le sue competenze. L'obiettivo è proprio, cioè, questi ragazzi anche a noi ci cambiano, no? Perché ci cambiano punto di vista, quindi è un apprendimento a 360 gradi in una maratona che poi sono 54 ore, quindi anche molto importante, perché ad esempio mangiamo, facciamo colazione, ceniamo insieme, che apparentemente è un momento ludico, ma in realtà è proprio anche quello una parte importante dell'evento, perché i ragazzi, per esempio, stanno con ragazzi, si conoscono, con cui imparano a lavorare, con persone che non sono della loro cerchia, no? Che non sono del loro team, che non sono della loro scuola, del loro territorio, no? È proprio questo mettere insieme, no? Nel condividere, collaborare, coprogettare, e condividendo quello che è un obiettivo, quella che è un'idea, la volontà di realizzare un'idea, è quello che poi fa crescere tutti alla fine. Quindi siamo molto contenti, l'edizione sta crescendo tanto, la soddisfazione che alla terza edizione abbiamo vinto un premio regionale come quello dell'anno scorso come miglior progetto per i giovani della regione, e che è anche uno stimolo a farlo crescere, no? a migliorarci sempre di più. E quindi siamo, ecco, ritorno sulla parte iniziale, che siamo molto contenti che anche voi di Rossini TV siate nel team partner con noi, proprio perché solamente insieme riusciamo a crescere e a migliorare i nostri traguardi, a spostare l'asticella più avanti, come ognuno di noi che è presente qua vuole. Tu sai che mi sono appassionato da subito, dal primo anno a questo evento, e mi piace tutto di questo evento. Mi piace per esempio il fatto che voi abbiate le stesse magliette dei ragazzi, solo con un colore diverso. Mi piace tutto quanto, e rischio in questa enfasi, in questo entusiasmo, di trascurare il fatto che dall'altra parte ci potrebbe essere qualcuno, non che a cui non piace, ma che magari non ne sa tanto. E allora facciamo anche in questo caso un bel passo indietro e proviamo a impostare un po' per i telespettatori di Rossini TV tutto quanto, spiegando bene di cosa si tratta. Ti do l'avvio, sono alcune classi delle scuole superiori, dici quali, come sono mescolate tra loro, che cosa succede e che cosa soprattutto devono fare. Certo, importantissimo. Allora, i ragazzi sono poco meno di 100, di 4 istituti superiori, delle quarte e le quinte, ok, quindi tra i 17 e i 18 anni, in un momento, sono esattamente in un momento molto importante della loro vita, no? Dove devono fare tante scelte, che lavoro, che futuro immaginano, qual è il loro talento, quali sono i loro sogni, no? Con tutti i dubbi del caso, quali studi proseguire, che materie, eccetera. Quindi arrivano, c'è tutto un percorso prima di collaborazione con i docenti universitari, di spiegazione nelle scuole di che cos'è questo progetto fondamentalmente, e quindi arrivano il venerdì e dopo pranzo iniziamo, cominciano con la registrazione e poi spieghiamo le regole del gioco. Le regole del gioco partono dal condividere prima le idee,
quindi chiunque dei ragazzi partecipanti, senza un obbligo particolare, può condividere delle idee che sono solitamente delle soluzioni dei problemi che loro riscontrano nella loro vita quotidiana. E dopodiché si formano i team, c'è un confronto tra chi non ha dato un'idea e chi invece l'ha data, tra le varie idee creiamo un momento anche con una nostra esperienza ormai di tanti anni che lo facciamo, proprio per creare questi team eterogenei. E dopodiché tardo pomeriggio iniziano, li forniamo tutto il materiale dai computer eccetera eccetera, e iniziano a lavorare sull'idea. E in questo percorso, che poi porta la domenica alla presentazione della giuria, cosa facciamo? Tantissimi esperti, no? come me, imprenditori, professionisti, ok, mettono a fattor comune le proprie competenze. E in questo percorso facciamo diversi workshop, ad esempio abbiamo fatto Canva, abbiamo fatto come ricercare le conoscenze con l'intelligenza artificiale, che è piaciuto molto, e come parlare in pubblico, perché no, è molto importante poi che le idee e i progetti realizzati vengano esposti a una giuria, proprio perché alla fine di questi tre giorni arriveranno dei giurati che non hanno saputo niente di tutto questo, chiaramente, che saranno coloro che decreteranno i premiati e i vari meriti che riceveranno i ragazzi. Quindi fondamentalmente è una maratona proprio di 3 giorni che aiuta i ragazzi in tante cose, a scoprire il talento, no? A capire, perché all'interno della realizzazione di un progetto si parla di business model, ok? Si parla di economia, si parla di sostenibilità in questo caso, no? Si parla di come, di identità, di marketing, di comunicazione, di come valorizzare quel prodotto, quel servizio che hanno ideato, no? E tutto questo lo devono, tra virgolette, mettere insieme proprio in un team di lavoro con ragazzi che fino all'altro giorno non avevano conosciuto. Sì, perché l'idea è proprio questa, cioè quella di metterli insieme indipendentemente dalle classi da cui provengono e fare creare conoscenze nuove. Questo può essere già un primo momento di shock, ma anche di entusiasmo. Che cosa succede nell'arco delle tante ore? Ci sono momenti di cedimento? L'esperienza ve lo insegna? Sì, è molto interessante vedere questi ragazzi, e tutte le volte ci emozioniamo anche adesso raccontandomelo, e mi ritornano in mente tutti dei momenti passati insieme ai ragazzi, anche nelle precedenti esperienze. Perché? Perché i ragazzi arrivano con un sacco di domande, no? Un sacco di domande che vediamo trasformarsi in invece certezze, ok? Perché i ragazzi magari hanno affrontato queste paure, hanno trovato dei mentor, dei tutor al loro fianco che li hanno aiutati, e queste paure, queste incertezze sono diventate certezze. Quindi anche la sfida, no, verso queste soft skill che sono sempre più sono richieste anche dal mondo del lavoro, però ad affrontare un po' l'incertezza come un'opportunità. Questa è una cosa che a me personalmente piace molto, ma piace a tutti noi del team, a tutto l'organizzazione, a tutto. E poi diventa proprio bello anche vedere i ragazzi, perché poi gli chiediamo alla fine com'è andata, no? Solitamente sono sempre quelli un po' più dubbiosi all'inizio, perché comunque devono spendere un weekend, no? Che poi in una giornata di sole, caldo, comincia, la gente magari può andare al mare, per dire, o giocare a pallone. Infatti molti all'inizio, il venerdì, quando arrivano coi dubbi, chiedono: ma la domenica mattina o il sabato sera devo essere lì? Perché iniziamo la mattina alle 8:30, facendo colazione insieme andiamo via alla sera alle 10:30. Quindi la cosa interessante è che il sabato sera, quando comincia a salire l'adrenalina, che il giorno dopo c'è la presentazione, molta gente si collega anche la notte via Zoom o via web, perché sono molto, no, orientati a voler completare al meglio il progetto e a fare allenamento sulla presentazione del giorno dopo. Quindi proprio questa anche trasformazione, ma è una parola che mi piace molto, è evoluzione, no? Questa evoluzione che avviene proprio anche dell'essere umano, della professionalità, della competenza in questo percorso. Concludo con una cosa che spero condividerai. La parte veramente straordinaria e bella è la considerazione alla fine che i giovani, ai quali tutti guardano con molti dubbi, con molte incertezze, qualcuno anche con scoramento e con delusione, invece non sono così. No, assolutamente. È sempre facile da fuori, quando si giudica, no? Perché magari non sapendo molto delle cose, noi lavoriamo tantissimo come giovani, c'è scritto nel nostro manifesto, no? Che investiamo in talento, e anzi in talenti, perché io stesso, ma ognuno di noi, secondo noi, ha più di un talento, e quindi ecco perché è plurale. Però il successo dei giovani alla fine è il successo di questa iniziativa, no? E bisogna dargli fiducia, e soprattutto bisogna dargli supporto, ok? Perché se si sentono giudicati, piuttosto che
non hanno la libertà di scegliere, no? Magari su cosa dedicarsi, perché magari per mille motivi sono stati magari obbligati a fare una scelta, eccetera. Diciamo che se si lascia liberi di scegliere e supportandoli, il risultato è non è così semplice, ma tutte le volte avviene questa magia, che è la bellezza di questo percorso che riscontriamo negli occhi dei ragazzi poi alla fine, che è un'emozione vera. Matteo Merlini, responsabile marketing Riviera Banca. Con lui abbiamo scelto una location un po' strana, eravamo dentro ma siamo voluti uscire, anzi lui è voluto uscire, poi ci dirà anche perché, ma prima mi preme sottolineare questo aspetto. La sponsorizzazione di Riviera Banca è molto di più di una sponsorizzazione tecnica, ma anche concettuale, proprio perché viene messa a disposizione dell'evento la sede addirittura. Vero Paolo, grazie, quindi un saluto a tutti. È un'annata particolare, penso che sia un'annata che rimarrà nella storia. Siamo partiti da un'idea di 3 anni fa, in qualche modo con la declinazione di migliaia il percorso di alternanza scuola-lavoro, e oggi siamo arrivati qui a occupare la sede per 3 giorni di Riviera Banca, la sede amministrativa di Rimini, e con oltre 100 ragazzi. Questi ragazzi avranno 3 giorni a disposizione, 25 mentor, quindi specialisti di ogni settore, per declinare e trovare una chiave di lettura diversa dello studio, diversa nel lavoro, ma soprattutto diversa per loro stessi. Troveranno un modo di esprimersi al di fuori del comune. Perché è un'annata particolare e storica? Perché siamo qui nel giardino di Riviera Banca e abbiamo deciso di regalare per ogni anno, o meglio piantare per ogni anno, un albero dedicato all'iniziativa che i ragazzi avranno modo di coltivare culturalmente, ma soprattutto anche con alimentazione e voglia di affermare questo concetto. Quindi il team vincitore quest'anno pianterà il 4° albero nella nostra sede nel giardino di Rimini come simbolo di sostegno e di crescita. Sposare un'iniziativa come questa è una scommessa, naturalmente, che però quando si arriva al 4° anno può avere anche uno storico sul quale studiare. Che cosa ha insegnato lo Startup Weekend delle edizioni precedenti e perché vi porta ogni anno a rinnovare l'abbinamento? Bellissima domanda anche questa, non facile. Diciamo che è un consolidamento che forse il percorso che stiamo percorrendo è giusto, perché il premio della regione dello scorso anno ci ha ancora di più dato voglia, e voglia soprattutto nel confermare questa iniziativa, perché vincere un premio come innovatori responsabili dalla regione Emilia-Romagna penso davvero che sia la strada giusta e ci permette ogni giorno di crescere in maniera comune, a fattor comune. Potremmo quasi dire che se non lo fa una banca come Riviera Banca, chi lo dovrebbe fare? Vero. Però ci tengo particolarmente a ringraziare tante persone, tante aziende, in prima persona Gianluca Metalli che è qui con me e soprattutto l'azienda che rappresenta, perché oggi noi dobbiamo pensare che la gestione di 100 ragazzi minorenni è davvero complicata. I consensi privacy, l'attenzione che c'è in ogni dettaglio all'entrata e all'uscita nell'organizzazione è davvero una cosa che una banca purtroppo non riesce a fare, e quindi c'è la necessità di professionisti. E un ringraziamento alle scuole e ai professori, perché laddove i professori non abbiano questa lungimiranza, la banca o un'azienda come Fattor Comune sicuramente non potrebbe entrare. Ultimo ringraziamento è per Maria Letizia Guerra, che è la delegata del rettore dell'Università di Bologna, perché ci ha trasmesso in questi anni un amore per gli studenti che effettivamente solo attraverso le sue parole ci viene la forza ogni anno di essere qui. Sono tanti ragazzi con la maglietta verde, tra questi arriva Nicolò Baschetti, a cui naturalmente chiediamo così uno per tutti, o quasi, da dove vieni, qual è il vostro progetto, come ti stai trovando?
Io sono di Rimini e come progetto sto portando avanti il progetto riguardante gli artisti emergenti. Infatti il nostro progetto si chiama Gli Artisti e cerchiamo di creare un'applicazione che dia più visibilità e un'alternativa rispetto alle normali applicazioni riguardanti l'ambito della musica. Linda Gilli, anche a te chiediamo da dove vieni, qual è il vostro progetto, come ti stai trovando qua in questa esperienza Riviera Banca per la Startup Weekend. Allora, io vengo da Rimini ovviamente e frequento il liceo Serpieri che è scientifico e il nostro progetto si basa su un'applicazione, abbiamo sì ideato un'applicazione nella quale un soggetto interessato a scoprire e provare tipologie di cibo di altre culture può iscriversi trovando altri utenti che invece sono interessati a proporre il proprio cibo della propria cultura, diffondendo così le proprie tradizioni in una maniera sicuramente più efficace, più veloce e che noi non riscontriamo poi così facilmente. Oggettivamente è sicuramente più difficile di quello che mi aspettavo, ma allo stesso tempo più divertente. Ho riscontrato sicuramente un divertimento e un impegno da parte dei partecipanti importante e che è una grande devozione. Vedo tutti molto impegnati nei loro progetti, cosa che non mi aspettavo. È un'unione tra i partecipanti di ogni squadra molto, molto importante, molto bella sicuramente da vedere. Cristiano Fontana, responsabile dei servizi alle imprese di Riviera Banca, la domanda è quasi obbligata, perché un dipendente di un istituto bancario come Riviera Banca di sabato pomeriggio con una giornata di sole a Rimini, invece di andare al mare, diciamocelo chiaro, viene qua? Ma semplicemente per il fatto che viviamo di emozioni e condivisione, è un po' nel nostro DNA di credito cooperativo e essere qua con questi ragazzi vuol dire condividere, vivere emozioni, supportarli e accrescersi professionalmente in qualsiasi momento di questi 3 giorni che passiamo qua con i ragazzi in questo Techstars Startup Weekend. E guardandoli questi ragazzi, nella luce che hanno negli occhi, si intravede qualcosa di buono anche in ipotesi futuro bancario? Allora, in ipotesi futuro bancario non lo so, ma sicuramente si intravede entusiasmo, è una situazione molto migliore di come viene descritta tutti i giorni da giornali e stampa con ragazzi che sembrano che sono da buttare via, invece secondo me sono linfa per noi e secondo me sono ragazzi che sono molto più avanti di quanto crediamo. Insomma, nessun rimorso, al mare si va la prossima settimana. Nessun rimorso, tanto entusiasmo e tanta voglia di essere qua. Techstars Startup Weekend, un'esperienza straordinaria per i ragazzi delle scuole superiori, quella di misurarsi tra loro e confrontarsi con le loro idee che diventano proposte concrete. È tutto reso possibile da questa iniziativa che abbiamo seguito con le nostre telecamere qua presso la sede di Riviera Banca.